Va bene, allora siamo arrivati alla seconda agenda di Mel, che parla un po' meno di guarigione, ci sono solo pochi spunti, pur avendo qualcosa come 500 pagine, e è il secondo volume sui 13, e comunque c'è qualche aspetto, qualche pagina molto interessante, in particolare quella del 5 agosto 1961 a pagina 346, quella che ho trovato io, perlomeno nell'edizione che ho io. E vorrei leggervi un pochino qualcosa sul fisico sottile e il cosiddetto circoncosciente, in quanto sono due aspetti, due parti, involucri di noi stessi, che sono molto importanti al fine di comprendere un po' la dinamica dell'essere sani, della malattia, ma anche la dinamica della salute, la chiamerei così. Allora, dice Mer, è vero perciò, finché l'involucro è forte e intatto, ne sei protetto. Ma se per esempio uno è troppo stanco, inquieto o agitato, in uno stato insomma che porta disordine nell'atmosfera, nell'involucro si formano come dei buchi attraverso cui può entrare di tutto. Non sarà di questo che parla Sri Aurobindo? Si chiede a lei, a Sapprem. E lui risponde, ma non si tratta allora del fisico sottile, quello che chiamava fisico sottile? Qualcosa che sta immediatamente attorno al fisico sottile, risponde lei. Risponde di nuovo lui, prima c'è il fisico sottile e poi il circoncosciente? Domanda. E lei risponde, sì, e il fisico sottile è visibile. Visibile ti dico. Sai quando fa molto caldo, che si vedono quelle specie di vibrazioni di calore? È quello il fisico sottile, una delle forme del fisico sottile. Ma il fisico sottile è giusto qui. Mer fa un gesto a fior di pelle. Ci sono persone che hanno una sensibilità nel fisico sottile e basta avvicinarsi con una mano, loro sentono subito. Altri invece non se ne accorgono per niente. Chissà che forse qualcuno di voi ha fatto questa esperienza. Dipende dalla sensibilità del fisico sottile. Mentre il circoncosciente si trova immediatamente attorno al corpo, forma come un involucro. Proprio un involucro che, se non ha strappi, costituisce una magnifica protezione. Non dipende da nessuna ragione spirituale o intellettuale, ma solo da un'armonia con la natura e la vita. È una specie di equilibrio nell'essere materiale. Chi ha un involucro forte sta quasi sempre in buona salute e riesce a fare bene tutto quello che fa. Non in senso intellettuale, ma nel senso che quando le persone di questo tipo fanno un lavoro, gli riesce sempre bene. Quando vogliono incontrare qualcuno, lo incontrano e così via. Deve essere questo il circoncosciente. E allora poi, in una nota, vediamo scritto che Sri Aurobindo specifica. Beh, commento di Supreme, alla fine non è che sappiamo se questo involucro e il circoncosciente siano una sola cosa, un'unica cosa. Ma ecco quel che ne dice Sri Aurobindo. Una volta superata la barriera, la prima cosa che si vede è il corpo fisico vitale. Si trova attorno al corpo fisico e forma col corpo fisico quello che potremmo chiamare involucro nervoso. Per raggiungere il corpo, la forza di una malattia deve attraversare questo involucro, a meno che non si tratti di attacchi puramente materiali. Allora, vedete che distingue. Ripeto, questo è importante secondo me. Per raggiungere il corpo, la forza di una malattia deve attraversare questo involucro, a meno che non si tratti di attacchi puramente materiali. Cioè, ci sono attacchi puramente materiali, quello che noi pensiamo e crediamo sia la malattia, un attacco puramente materiale, è quello su cui si basa la medicina ufficiale. Ma qui, Sri Aurobindo, sembra dire che in fondo questo è soltanto un'eccezione. Solitamente le malattie non arrivano così, cioè non arrivano come noi ci immaginiamo e come solitamente la medicina suppone. Passa
parla di malattia in generale, si può perciò sentire arrivare la malattia. Si può sentire nell'involucro nervoso la parte del corpo che la malattia sta per attaccare, o ha l'intenzione di attaccare. Ha l'intenzione di attaccare, ma non ci è ancora arrivata. Doppio punto. L'involucro nervoso ha infatti un suo corrispettivo nel corpo. L'involucro nervoso ha infatti un suo corrispettivo nel corpo. Quello che viene quindi attaccato per primo è l'involucro fisico vitale. Dopodiché la forza assume nell'organismo la forma di una malattia. Io stesso ho avuto esperienza della febbre tutto intorno al corpo. Non lo sapevo questo. Non vi è mai successa questa cosa? Io stesso ho avuto esperienza della febbre tutto intorno al corpo. Beh, questo a me è successo tantissime volte. Cioè, quella sensazione di febbre, dici, oddio, adesso mi sto buscando una febbre, ti senti caldo, magari misuri, e hai la temperatura corporea, materiale, normale, però hai questa sensazione di febbre e ti senti anche maluccio. Ecco, penso che sia un'esperienza forse anche abbastanza comune, no? Almeno a me è successo spesso. Si tratta di divenire coscienti di questi meccanismi. Forse non sono cose nuove, no? Sono esperienze che credo relativamente comuni. Quello che non è molto comune è il nostro renderci conto che non si tratta di una malattia che ha già attaccato il nostro corpo, è qualcosa che sta per attaccare il circoncosciente, il fisico vitale, i nostri involucri esteriori, che ancora non sono non è ancora quello materiale. E possiamo sentire arrivare la malattia. Questo era un esempio attraverso la febbre, ma anche attraverso tante altre sensazioni. La malattia la si sente arrivare prima che riesca ad attaccare il corpo veramente. Se riusciamo a sentire prima questa cosa, ecco che possiamo bloccarla prima che ci arrivi dentro nelle cellule veramente, nel corpo materiale, fisico. Ed è così che possiamo difenderci dalle malattie. Bloccarle in quel momento in cui arrivano. Prima che però entrino dentro il nostro corpo fisico materiale. E come si fa? Ne abbiamo già parlato nei video precedenti. Proviamoci.